se vinci la partita non eri qui a gridare lo scambio, quindi sono contento per la squadra, ha fatto un lavoro incredibile, siamo stati più alti, siamo stati uno contro uno davanti, dietro, sempre ad aggredirli nelle seconde palle, e abbiamo accettato il confronto con una squadra secondo me fisica, importante e di qualità, e questa è una grande risposta che i ragazzi si sono dati, che il percorso nostro è fatto di grande umiltà, come dicevo ieri, grandissima umiltà, perché se perdiamo di vista l'obiettivo, queste partite qui le perdi in maniera anche pesante. E invece le potevi vincere, vuol dire che la squadra è centrata e mi è piaciuto molto, anche con una buona qualità a tratti della partita. Sì. Poi oggi noi avevamo anche tanta qualità, con Cavuoti, Ragazzo, Fontini, Bianco, che oggi ha fatto una partita incredibile. E quando ti fa queste partite qui, Robby alza il livello di tutti. Daniele, Ragazzo, che ha lavorato molto bene in fase di un possesso, poi ha avuto degli spunti dove poteva andare in porta Nanni. Nico Cavuoti era molto curioso di vederlo, perché sapete che io ho un debole per lui. Per quanto ho un debole per lui, mi fa arrabbiare, ma di pari passo questa cosa qui. Come giocatore, dico dal punto di vista tecnico, un giocatore nonostante l'età che ci si vede, tra il tuo e la grande. È un giocatore che può ambire a fare qualcosa di importante, però io ho già paura di come si presenta martedì. Sì. Nel senso che è un ragazzo che ha bisogno di fare degli step, è un bravissimo ragazzo, lavora molto bene, però come avevo detto cosa lo rispesero, deve fare degli step per capire cosa significa lavorare con i grandi e per diventare grande. Però sono 3-4 settimane che lavora bene, non a caso lui tutte le volte che è entrato ha sempre determinato qualcosa, e oggi era giusto pesare la squadra anche con tanta qualità in campo, e hanno dato un'ottima risposta. Sì, è quello che ho chiesto alla squadra oggi, l'atteggiamento. Noi è troppo presto per fare un resoconto di quello che è il nostro percorso. Noi dobbiamo dare continuità a quello sulle cose che stiamo lavorando dal punto di vista tattico, nel possesso, nella gestione della palla, nell'occupazione di spazi, che ci vuole tempo e pazienza, e però dare continuità all'aspetto caratteriale, quindi la voglia di aiutarsi, di essere corti, di soffrire quando è il momento di soffrire. E da questo punto di vista la squadra, da quando inizia il campionato, ha sempre messo dei mattoncini, ma questa è la base che poi ti sorregge per fare qualcosa di più importante magari. Noi abbiamo fatto Cesena, Vispesa, Arezzo, che abbiamo sempre provato a giocare dietro. Esatto. Poi in questo momento mutuamente è la terza partita, quindi di una settimana. Non abbiamo dei giocatori che dal basso o giochiamo di una giocata veloce dove poi la portiamo di là, non abbiamo giocatori che sterzano e ti ribaltano l'azione e ti portano 60 metri di là. E quindi ho capito e ho notato che magari è meglio magari scavalcare quella prima pressione, che significa buttare la palla, perché noi ci disponiamo per vedere cosa fa l'avversario, e provare a giocare a 20-30 metri più avanti, dove Daniele, dove Bianco sulle seconde palle poi le puliscono, allora può iniziare a costruire su 30 metri davanti, dove noi secondo me siamo veramente pericolosi, perché abbiamo qualità, Cavuoti, Ragazzo, Contini che attacca gli spazi, Nanni che ti fa salire. Quindi era una scelta anche per far salire la squadra 20 metri o 30 metri più avanti. Ragazzi, Motolese e Bellotti stanno facendo qualcosa di impressionante. Non voglio dirlo perché Mattia è un altro che gli sto addosso tutti i giorni, perché ha veramente qualità e possibilità di ambire a fare qualcosa di importante nella sua carriera. Anche lui è il primo anno che sta lavorando con i grandi e sta facendo molto bene, ma è sempre figlio del lavoro e del lavoro di squadra. Ma così come tutti, cioè, oggi è entrato Corti e rischiava di farci vincere la partita. Scapini è entrato e ci ha tenuto palla, ci ha fatto salire. È entrato Fabri, ci ha dato solidità perché Arboleda era munito, e quando tu cambi e hai queste risposte qui, vuol dire che la squadra è centrata e ha capito e sta lavorando per un unico obiettivo. Non mi preoccupa l'errore, il rigore, cioè a me quello che trasmette la squadra mi interessa, perché noi sbaglieremo, faremo altre partite dove saremo meno o più o meno giusti, però oggi a partita, se tu la perdi, puoi solamente dire bravi alla squadra. E Luca è uno che trasmette cose giuste.
una partita che mi aspettavo, una partita complicata, difficile, che ho visto la squadra, insomma, e sicuramente era la partita che avevamo preparato contro una squadra che corre, che lotta, che non molla mai, e quindi è stata una partita sofferta e i ragazzi sono stati bravi perché sono calati in questa situazione, perché se non eravamo bravi e entravamo in campo con presunzione ne saremmo usciti male. Sì, adesso insomma non è il tempo di guardare la classifica, ragioniamo partita dopo partita, tanto ormai sappiamo che ogni partita ci sono difficoltà, dobbiamo essere pronti e preparati già a cominciare dalla prossima partita, quindi tutte le partite sono un banco di prova e noi ragioniamo partita per partita. E importante avere questo atteggiamento, saper soffrire quando c'è da soffrire e non mollare mai. Ma la partita dove forse abbiamo giocato meglio sotto tutti i punti di vista è stato il derby con l'Olbia, ma anche oggi la squadra ha dato dimostrazione di grande squadra, perché ci sono partite dove bisogna saper soffrire, essere bravi poi a colpire quando c'è l'occasione, e le partite si vincono anche così. A un pari che riassume una partita sostanzialmente equilibrata tra due squadre che secondo me hanno fatto molto bene a livello di intensità, a livello di grande corsa, a livello anche di qualità delle giocate, sono viste cose importanti. Lascia un po' l'amaro in bocca perché arriva dopo un vantaggio di 2 reti e perché la partita comunque è stata riaperta da un episodio abbastanza discutibile, se vogliamo dirla così, però fa parte del calcio, bisogna accettarlo con serenità e
guardare avanti e ripartire da una prestazione positiva, non fortunatissima per certi aspetti, dove però anche oggi qualche errorino di troppo lo abbiamo commesso a livello di scelte di giocate, soprattutto i primi 10 minuti del secondo tempo potevamo far meglio. Però sicuramente ripartivamo da una prestazione pessima domenica scorsa a Sassari. Oggi la squadra mi è piaciuta, ha dimostrato qualità sia tecniche che agonistiche molto, molto interessanti. Abbiamo giocato contro una signora squadra che darà filo da torcere a chiunque. Quindi ci prendiamo un punto, non come 2 punti persi, ma come un passettino in avanti nel nostro percorso di crescita, che comunque ha ancora bisogno di un pochino di tempo per arrivare a essere completato. Ma sai, il primo tempo siamo stati molto attenti, molto concentrati, abbiamo sfruttato 2 palle inattive, tra l'altro il gol del 2-0 molto bello su uno schema di fallo laterale. Il rigore su uno schema di calcio d'angolo che ha portato comunque. Il gran peccato è stato non chiuderla alla fine del primo tempo in una situazione di superiorità numerica in area, dove con Antonio Lui, Nurchi a lui abbiamo avuto la possibilità di fare il 3-0. Secondo tempo eravamo in gestione, buona perché comunque eravamo pungenti. La situazione del rigore è stato secondo me un abbaglio grosso, che però ci sta. Perché non bisogna attaccarsi poi a un episodio, però se una partita in equilibrio, un episodio del genere fa la differenza perché ridà coraggio alla squadra che deve rimontare e mette un attimino di apprensione a chi magari deve gestire. Abbiamo preso subito dopo il gol del 2 pari, poi abbiamo avuto 2 o 3 situazioni per vincerla, ma abbiamo anche rischiato di perderla in 2 situazioni di palla inattiva. Quindi, per quello che hanno espresso le 2 squadre in campo, per quelli che erano i valori in campo, un pareggio giusto. Per come si era sviluppata la partita, dobbiamo fare mea culpa per essere stati leziosi nella situazione del rigore del 2-1, perché eravamo in possesso palla nella nostra area e non possiamo regalarla agli avversari dentro la nostra area. E per quanto riguarda l'imprecisione sotto porta, guarda, è molto facile dirti che abbiamo preso degli attaccanti che hanno un peso fisico importante e che forse li vedremo in piena condizione tra 3-4 partite. Nel frattempo tutti gli altri stanno facendo molto bene, quindi oggi ci godiamo che anche oggi siamo partiti negli 11 di base con 9 sardi e non è una cosa che capita spesso in questa categoria. Ci godiamo che abbiamo fatto esordire in categoria un altro ragazzo sardo che è Marcello Piras e il nostro portiere penso abbia fatto una prestazione importante in quello che poteva fare ed è stata una bella conferma. Per il resto siamo consapevoli che dobbiamo lavorare tanto, ma la terza giornata di campionato abbiamo fatto i punti che l'anno scorso avevamo fatto le prime 8, quindi margini di crescita ce ne sono e ovvio che anche domenica prossima avremo una partita durissima contro il Gladiator, ma la squadra è pronta. Penso che una squadra che si presenta come si è presentata in campo oggi possa giocare a testa alta contro qualsiasi squadra di questo girone. Una squadra come quella che si è presentata domenica a Sassari probabilmente ha difficoltà a giocare in categoria, quindi le risposte ci sono state anche importanti. Ma sono i segnali di quello che è il nostro percorso di crescita. Noi siamo una squadra prettamente sarda. E con tanti ragazzi locali, con tantissimi ragazzi sardi, che molti si presentano il primo anno in categoria, e qualcuno che arriva addirittura dalle categorie più basse del dilettantismo. E sappiamo che a questo si può pagare uno scotto, sinceramente non ho visto uno scotto, ho visto una crescita dei ragazzi e il nostro obiettivo primario è quello, non abbiamo né ambizioni di vincere campionati né di fare fantomatici playoff, abbiamo l'ambizione di creare un gruppo che possa dare continuità al progetto, che sia per il 90% locale o sardo e che dia la possibilità a questa società di crescere in tutti i progetti che sta mettendo in piedi.
devi considerare che questa è una società che nel giro di un mese e mezzo è passata da 40 tesserati a 200 e passa tesserati, perché ha messo in piedi un settore giovanile che gioca contro squadre nazionali che arrivano da realtà completamente diverse sia a livello di popolazione che a livello economico, e gli tiene testa e che ha l'umiltà di capire che la crescita va seguita con un minimo di pazienza. Ma oggi è gran partita da parte della mia squadra, cioè, no, con un pizzico di fortuna e con delle scelte più eque probabilmente l'avremmo portata a casa, però un pareggio sicuramente non è un punto da buttare via, perché abbiamo giocato contro una squadra forte. Sì, un peccato, perché siamo stati bravi al primo tempo, eravamo ordinati e abbiamo fatto due gol e ci siamo portati quindi sul 2-0. Al secondo tempo abbiamo praticamente regalato due reti, e questo è il sintomo magari di poca maturità, però la prendiamo positivamente perché dagli errori magari si può imparare. No, ma penso che bisogna magari leggere un attimo la situazione. Quando ti porti sul 2-0 in casa, la partita magari deve finire così, ci sta a soffrire, fa parte del calcio. Quando sei in vantaggio l'avversario si porta in avanti, però concedere così tanto e regalare due reti così è un peccato, è un rammarico infatti. No, come vabbè, la qualità di questo gruppo è indiscussa. Se abbiniamo quantità e aggressività siamo veramente una squadra forte. Ripeto, se su questi episodi siamo più maturi, un pochettino più intelligenti, siamo una squadra che può fare la differenza. Non siamo solo belli o eccetera, però te l'ho detto, più che attivi in questi piccoli episodi possiamo portare a casa più punti, soprattutto in casa. Allora, per quanto riguarda il primo posto, sono cose che non ci competono. Adesso la classifica dice questo, ma noi dobbiamo essere realisti, no presuntuosi, quindi siamo contenti, è chiaro, però bisogna pensare subito alla partita che abbiamo domenica contro il Trastevere, perché sennò gli schiaffi sono dietro l'angolo. È inutile stare, è retorica, ma la verità è questa, è inutile stare a pensare cose che non ci appartengono. Noi abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che sa stare bene in campo, contro una squadra ostica, una squadra che io conoscevo, sapevo, che tutti sottovalutano, ma io non lo sottovaluto. La buona squadra ci ha reso la vita difficile, abbiamo portato a casa forse nel momento quando qualcuno nemmeno se lo aspettava, cioè sull'1-1, ma a me è piaciuto quello, perché dopo abbiamo preso gol, abbiamo alzato un po' il ritmo e fatalità è arrivato il gol, che poi alla fine abbiamo rischiato poco. Però su partite rette dall'equilibrio, dove l'episodio fa la differenza, sono andati a nostro favore, però non ci dobbiamo esaltare, perché saremo dei sciocchi. Cioè, io mi devo ripetere, è vero, questo è vero, però il calcio è fatto di tanti periodi. Adesso è un periodo dove riusciamo a fare le cose fatte bene, riusciamo a portare a casa recuperando partite importanti, andando a come abbiamo fatto domenica, però non significa nulla. Tre partite non possono essere un dato significativo, non può, se facciamo questo errore siamo morti, se lo facciamo siamo veramente, iniziamo, è l'inizio del fallimento. Noi dobbiamo crescere, cercare di buttare più giovani dentro. Oggi avevamo un'enorme difficoltà con i 4 under fuori che avevamo, però mi è piaciuta la disponibilità dei giocatori, degli over, che anche nei ruoli magari meno abituali per loro si sono messi a disposizione. Questa è una cosa che fa tanta differenza per la lunga, quindi abbiamo vinto, ma non significa nulla. La partita l'abbiamo giocata bene, ma l'ha giocata bene anche il nostro avversario. Il prossimo step è quello di cercare di aumentare il livello della qualità della fase di impostazione di gioco, che a noi quello piace, però non sempre l'avversario te lo permette. Abbiamo una squadra particolarmente nuova, tanti ragazzi anche con la lingua si fa fatica, è lì che dobbiamo migliorare se vuoi fare un certo tipo di calcio, perché poi dopo nelle difficoltà diventi debole, diventi fragile, e questo non deve accadere. Si può sbagliare, come è successo a noi oggi, che potevamo prendere gol, però se uno ha un credito lo deve fare, se è troppo comodo farlo solo quando le cose vanno bene. Devi mettere anche, che c'è il rischio che puoi prendere gol, e noi oggi abbiamo rischiato in quello, però è quella deve essere la filosofia. Se no noi, se facciamo le barricate, non è roba per noi, ci mettono in difficoltà, voi per la fisicità, voi per la determinazione, perché tante squadre sono fatte in un certo modo. Però ripeto, abbiamo battuto una squadra che per quanto mi riguarda è sottovalutata dagli altri, ma io questo errore non l'ho fatto, perché lo sapevo, conosco l'allenatore, conosco il mister, conoscevo tanti giocatori, quindi questo è un risultato per noi importante da non sottovalutare. È una,
Anzitutto, primero, buonasera a tutti. E sono contento per questa vittoria. Veramente che in settimana siamo allenati bene. Abbiamo preparato nella miglior maniera. Siamo contenti e sono molto felice per fare l'assistenza e il gol del 2-1. E allora niente, dovevo pensare a domenica. Sì, il gruppo, io penso che sempre avere un gruppo uniti, siamo forti in campo. Abbiamo una squadra che ha fame, vogliamo andare avanti tutti insieme, vogliamo fare un bel campionato perché abbiamo giocatori di alto livello anche. Ecco, invece un attaccante c'ha sempre un numero a cui vuole arrivare con i gol. Qual è il numero di Lancioni? La doppia cifra? Sì, facciamo una doppia cifra. È presto ovviamente parlare di classifica perché sono passate solamente 3 partite. Però sì, questa è stata la nostra forza in queste 3 partite, che comunque abbiamo sempre subito gol e abbiamo subito rialzato la testa e le abbiamo recuperate e le volte le abbiamo anche portate a vincere. Quindi i ragazzi ci sono, ci siamo, ci alleniamo in settimana per proporre questo calcio la domenica e siamo contentissimi. All'inizio, siamo comunque una squadra giovane, quindi magari all'inizio non mi aspettavo appunto una concretezza, una voglia, una grinta del genere. Invece, come stai dicendo, come stanno vedendo tutti, è una cosa che abbiamo e sì, potrebbe essere un nostro punto di forza come altri, perché comunque ci siamo sotto tutti i punti di vista. Ci alleniamo a 3.000 e la domenica andiamo a 3.000 e deve essere sempre così, ogni allenamento, ogni domenica. Dobbiamo pensare domenica per domenica e ovviamente non perdere, la cosa principale, non subire gol, anche se li stiamo subendo, questo è stato un nostro difetto per queste partite, però fortunatamente ne facciamo sempre uno in più. Il prossimo step è andare a Trastevere e portare punti a casa, l'unica cosa è questa. Dobbiamo pensare domenica per domenica senza montarci la testa e restare sui passi e pedalare. Quanto fa piacere a un giocatore e quanto spinge a dare di più a un giocatore a vedere questa? Tanto, ma a partire dalla dirigenza che non ci fa mancare niente, dallo staff, dai tifosi, dai magazzinieri. E finché vai bene le cose vanno bene, l'importante è comunque andare bene, perché poi arrivano malumori. Stiamo andando bene, il clima è quello che si vede, dobbiamo continuare così. Ecco, invece domanda ultima, personale, qual è l'obiettivo di Hortensi in questa stagione? L'obiettivo di Hortensi è fare bene col Budoni e niente, pedalare, pedalare e pedalare.